Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match di Serie A. Con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio e speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. La Lazio, squadra concentrata sui 3 punti oggi dopo il pareggio rimediato in casa nell'ultimo match contro l'Hellas Verona. Hanno pareggiato 0-0 nonostante abbiano avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Oggi potrebbero essere più fortunati a ottenere i 3 punti. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Ecco la formazione di partenza del Toro. Un normale 5-3-2, questo almeno possiamo immaginare nell'atteggiamento tattico di questa squadra. Questi sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. In settimana sono arrivate le notizie secondo le quali il giocatore che è in panca sarebbe pronto al ritiro alla fine della stagione. Ovviamente bisognerà sentire lui e le sue dichiarazioni nel post-gara. Stefano, che giudizio dai sulla formazione ospite? Fin qui il... Griezmann, portiere che blocca senza problemi. Intervento palloso, gara subito calda. Cataldi, gran palla, pericolo, tiro che finisce alto, sembrava in porta. Diabaté. Bianchi. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Bianchi. Diabaté. Ha provato il cross, ma non c'era davvero nessuno in mezzo. Questo giocatore sta attraversando veramente un ottimo momento di forma con il suo allenatore che sembra convinto possa continuare su questi livelli fino al termine della stagione. Recuperano palla. Bocchetti. Parte il traversone, il recupero sul pallone. Tiro dalla bandierina per il Torino. Portiere sicuro sulla traiettoria. Incredibile errore del portiere. Palla persa. Mocchetti. Diabaté. Ecco il tiro. Il difensore è un muro su questo tiro. Kroos. Baselli. Bruma. Ed è il primo gol della gara. Colpo di testa imparabile, nulla da fare per il portiere. Potente e preciso. Poi là là, che colpo di testa. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Belotti. Cross, pericolo.
manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Belotti, Diabaté, perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Baselli, Cataldi, pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Belotti, Bocchetti, palla che esce, touche, rimessa laterale. Baselli, Lukaku, attenzione al cross, grande intervento per liberare l'area. Sarà corner a disposizione. La gira bene, cross in mezzo, palla in fallo laterale. Alaba, Diabaté, palla appoggiata sul portiere, tocco di ritorno, trova il compagno, ecco il tiro, il portiere dice di no, crossa, il portiere ripugna, allontana. C'è il tocco prudente sul portiere. C'è il triangolo. Diabaté. Palla in fallo laterale. Kroos. Lukaku, spazzano via il pallone, sarà calcio di punizione a favore del Toro. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo, in acrobazia, rete, splendida rete. Arbitro che annulla la rete per posizione di fuorigioco fra le proteste dei giocatori. Credo che l'assistente avesse alzato la bandierina prima ancora che la palla terminasse in rete, quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato. Lukaku, Toni Kroos, prova, grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Pallone che finisce in angolo. Prova la botta, qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. Griezmann. Grande pressione su di lui. Arbitro ha visto qualcosa. Si chiude il primo tempo. Comincia la seconda frazione di gara. Bianchi, Diabaté, la mette in area. Bruma,
Lukaku, conquistano un buon pallone al centrocampo. Belotti, Cataldi, Belotti, Diabaté, grande parata, che riflesso. Alaba recupera e spazza. Serie A al centro della prossima sfida, il Torino fuori casa affronterà l'Inter. E ho già iniziato il conto alla rovescia per il giorno della partita. Toni Kroos prova, fanno girare il pallone molto bene. Fuori, sarà fallo laterale. C'è una sostituzione. Griezmann, Lukaku. Attenzione! Ed è gol! Rete! Per ora stanno tenendo fede al pronostico della vigilia che li vedeva nettamente favoriti. E a forza di costruire occasioni da rete è inevitabile che prima o poi arrivi il gol. Fin qui non c'è stata partita. Grande tempismo, grande stacco per l'appuntamento col pallone. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Diabaté. Si ripartirà con una rimessa laterale. La squadra avversaria riconquista il pallone. Cataldi, Bruma, interrompono bene l'azione allentando la pressione sulla difesa. Si ripartirà con un fallo laterale. Sarà ancora fallo laterale. Bianchi, Diabaté, Baselli, Cataldi, Belotti, lottano per conquistare il pallone, prova a sorprenderlo. Palla in out, calcio d'angolo. Sicuro, impresa il portiere. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Mi sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Sostituzione. Si ripartirà con il corner. Hertz, grande parata questa. Se la cava sotto pressione, Bianchi. Un altro ottimo passaggio. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Baselli.
Il punteggio li vede avanti 2-0 quando siamo ormai nelle battute finali della gara. Come pensi che questo risultato possa influire sul futuro della stagione? Nel prossimo turno per il Torino c'è la sfida contro l'Inter. Non sono scesi in campo con la cattiveria necessaria per vincere, possono fare meglio di così. Oggi non l'hanno dimostrato. Spero per loro che la prossima gara sia quella del riscatto. Belotti. Palla veloce, bassa. Tosun. Cross in mezzo. Prova a colpire al volo. Conclusione senza angolo. Il portiere rimane fermo e recupera il pallone. C'è il tocco al proprio portiere. Bianchi. Saranno due minuti di recupero. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Il gioco è fermo per una sostituzione. Salgono tutti, addirittura il portiere su questo calcio d'angolo. Ottimo intervento. Senza fronzoli. Ed ecco il fischio dell'arbitro, finisce così, 2-0. Vincono, fra l'altro, con la soddisfazione di non aver subito gol. E questo è molto importante per una difesa, sono stati molto attenti ed è una soddisfazione. Bruma. Ed è il primo. Lukaku. Attenzione,